Oggi sono qua nella mia solita postazione make-up per prepararmi con voi. Detta così sembra che io sia chissà chi, ma in realtà è semplicemente un tavolo qualsiasi. Comunque, sono qua per prepararmi con voi visto che devo filmare questo e un altro video. E direi che è l'occasione giusta per fare due chiacchiere, almeno mi sembra di fare qualcosa di utile mentre mi preparo e vi aggiorno un po' su quanto riguarda il vivere da sola, visto che sono passati 6 mesi esatti da quando mi sono trasferita. Oggi, tra l'altro, ho intenzione di fare qualcosa di un po' diverso dal solito su di me, ma soprattutto metterò il fondotinta. Chi non seguisse questi video o i video beauty makeup in generale che almeno io propongo, tento di proporre qua sul canale, tendo a non mettere praticamente mai il fondotinta perché mi piace far respirare la pelle. Allora, non so bene che cosa fare sugli occhi perché ho qualche idea, ma sono molto indecisa. Cioè, da una parte vorrei truccarmi un po' come al mio solito perché è quello che secondo me mi sta meglio e mi riesce discretamente. Però mi piacerebbe anche provare qualcosa di nuovo, vediamo cosa viene fuori. Innanzitutto mi piacerebbe fare qualcosa sul viola. Quindi penso che userò un po' di questi ombretti sfusi di Nabla più la Norvina. Dunque, sono passati 6 mesi da quando mi sono trasferita qua e devo dire che sono volati. Allora, all'inizio le cose andavano molto bene, cioè era comunque la mia prima vera esperienza fuori casa, in un posto comunque nuovo, in una casa che non fosse dei miei. Però all'inizio stava andando tutto abbastanza bene, cioè meglio del previsto. Mi sono sempre considerata un'incapace in qualsiasi cosa e quindi devo dire che mi è piaciuta la mia reazione a questa situazione, soprattutto passando molto tempo da sola. Perché è vero che sono qua comunque con il mio compagno, però passo molto tempo per conto mio. Non so nemmeno se sia una buona inquadratura questa, perché effettivamente ho parte dello specchio che invade. Non so perché, ma non sono super convinta di come ho messo la fotocamera, la luce, boh. Comunque, per me la sfida più grande era appunto passare molto tempo da sola e nonostante all'inizio andasse tutto bene, è ovvio che ci sono stati poi dei momenti difficili. Cioè, la cosa più difficile per me probabilmente è stata dovermi arrangiare. Non solo passare molto tempo da sola, ma proprio fare tutto da sola. Mangiare, pulire, lavare, stirare, cioè, cose banali direi. Cioè, alla fine, stando a casa con i miei, ok, ogni tanto preparavo da mangiare, ogni tanto lavavo le mie cose, però un conto è quando le fai perché magari hai tempo o voglia e sono solo le tue cose, e un conto è fare per forza queste cose qua, non solo per te ma anche per qualcun altro. Non so, per me è stata una sfida, quindi sono contenta adesso di aver superato tutto abbastanza bene, o comunque in maniera soddisfacente per quanto mi riguarda. Ho acquisito anche una certa indipendenza che no, non credevo per quanto riguarda il muoversi, uscire da sola, conoscere gente, quindi sono molto contenta perché sapete, sono una persona abbastanza timida, introversa e in generale non ho neanche un gran senso dell'orientamento, quindi mi spaventava un po' l'idea di venire in una città nuova, sconosciuta, quindi sono molto contenta. Poi un'altra cosa che mi ha aiutata tanto in questi mesi è stata la cucina. Io non è che cucini chissà che cosa, però quel poco che cucino comunque mi ha aiutata tanto, soprattutto i dolci ad esempio, ma anche banalmente che so fare gli onigiri, fare la miso, boh, le lasagne di salmone. Ci ho proprio riscoperto la voglia di cucinare, fare qualche cosa di buono e mangiare non
per dovere, ma per piacere anche. Quindi dai, sono stati 6 mesi che sono volati e tutto sommato poteva andare molto peggio, secondo me. Cioè, io me lo immaginavo così. Non so a questo punto se fermarmi con gli occhi, non so quanto si possa vedere. Magari metto qualcosa di luminoso al centro e poi avevo visto un look dalla pagina di Nabla, molto molto bello, dov'è che l'ho messo? Con questo eyeliner qua, il Dazzle Liner appunto di Nabla. È un eyeliner metallizzato, questo è in oro rosa. E ho visto appunto questo trucco sul viola, diverso da quello che ho fatto io, ovviamente perché utilizzavano un'altra palette. Però mi piaceva l'abbinamento del viola con l'oro rosa, quindi cercherò di fare magari una cosa simile, anche se mi piacerebbe rendere comunque luminoso il centro della palpebra. E sono indecisa se usare Alchemy, che è l'ombretto della vita, il mio ombretto preferito, si vede, cioè è super usato, però mi piace molto perché è un duochrome appunto sul pesca, viola, o se usare dalla Norvina invece Celestial, questo, o Wild Child, che è invece più rosa. Tra l'altro ho gli indici sbeccati, quindi se vedete che lo smalto non è al top, perché lavando in casa, pulendo, la manicure si va a far benedire. Alla fine ho optato per un altro ombretto ancora, che non so se mi convince o meno, perché forse è troppo giallo. Dreamer della Norvina. Adesso magari lo sfumo un attimo e ci penso. Sì, mi sembra troppo giallo, quindi prendo un po' di Alchemy e magari glielo metto un po' sopra. Forse ne avrei dovuto mettere meno, perché adesso ho gran parte della palpebra luminosa. Vabbè, ci ripasso sopra con il viola scuro. È quello che succede quando si provano le cose nuove. Forse ne devo mettere di più. Con questa luce si vede qualcosa. Ho provato ad abbassare un po' la luminosità. Non so come sia venuto. Io me lo vedo abbastanza bene, anche se dubito che l'eyeliner sia messo uguale da tutte e due le parti. Però non mi dispiace come abbinamento. Come fondotinta utilizzo questa BB Cream di Dior, che come vedete è un bel po' usata. Si chiama Dior Skin Nude. E la tonalità 002, penso che sia la più chiara, e secondo me è esattamente del mio colore. Poi magari non sarà così, ma a me dà questa impressione. Tra l'altro è anche molto leggero. Che strano vedermi comunque mettere il fondotinta, metterlo e vedermi nella fotocamera rispetto allo specchio, ad esempio. Comunque io lo stendo con le mani perché ha una consistenza comunque di crema. E anche perché mi piace poter lavorare con le mie mani sulla pelle. Come correttore aranciato uso quello della Urban Decay Naked Skin. Questo cos'è? Light Neutral. Devo dire che sta andando tutto bene, che sono soddisfatta. Mi ha aiutato molto la cucina, uscire fuori. Anche se non conosco niente, non conosco nessuno, uscire da sola mi ha aiutato tanto ad acquisire sicurezza in me, soprattutto i primi tempi quando magari avevo poche cose da fare, mi aiutava anche a non chiudermi in casa e soprattutto non chiudermi troppo in me stessa, cioè proprio a livello emotivo e mentale mi ha aiutata tanto. Magari uscivo e mi perdevo, non sapevo dove andare, però buttarsi, mettersi alla prova, secondo me, quando si va soprattutto in un posto nuovo, può aiutare. Cambiando repentinamente argomento, non so come, sono venuta alla conoscenza di un reality giapponese che si chiama Terrace House. In pratica penso mi sia venuto consigliato su Netflix in base a quello che guardo, in particolare la stagione Opening New Doors, che è l'ultima, e io non conoscevo questo reality, non sapevo ci fosse una prima, seconda stagione, cioè non sapevo proprio nulla, quindi sono partita subito con quello e ne sono tipo ossessionata. In pratica è un reality giapponese su 6 persone, 3 ragazzi e 3 ragazze che non si conoscono e vanno a vivere insieme.
I motivi di questa convivenza sono quasi sempre il voler trovare un nuovo amore, fare nuove esperienze fuori casa, mettersi alla prova, diciamo. Ed è bellissima, innanzitutto perché sono sempre stata dell'idea che gli anime, i manga enfatizzassero troppo alcuni atteggiamenti dei giapponesi. In realtà molte cose sono identiche e questa è una cosa che mi ha lasciato veramente sconvolta. È bellissimo vedere appunto un reality che per una volta sia interessante non tanto per il lato di intrattenimento, ma proprio a fini culturali, diciamo. Per me poi è molto interessante vedere questo reality perché a differenza dei nostri non è per niente trash. Per certi versi è anche educativo perché comunque ti fa scoprire un mondo totalmente nuovo. Tipo la cosa che ha sconvolto di più il mio compagno quando abbiamo iniziato questa serie è l'educazione, la gentilezza che hanno le persone e i loro modi molto formali di presentarsi, di chiedere le cose. C'è proprio una cultura totalmente lontana dalla nostra e questo aspetto a me affascina tanto. Poi vabbè, vedere l'ambientazione giapponese, la casa in cui sono, che è sempre una casa bellissima. Anche quando paradossalmente vanno a fare la spesa, io sono lì con gli occhi a cuoricino perché vedere i supermercati giapponesi con tutte quelle cose buone, vederli cucinare, uscire, cioè, per molte cose sono anche opposti a noi e magari non sempre rispecchiano un po' il modo che ho io di vivere, intendere le relazioni, però non c'è un modo giusto o sbagliato, universale, quindi è bello secondo me conoscere qualcosa di diverso da noi. C'è anche come si vestono, come si truccano, non so, sono in adorazione totale. Non ho molto tempo per guardarlo perché giustamente non è doppiato, ci sono i sottotitoli e io riconosco soltanto qualche parola di giapponese, cioè non lo so. Quindi quando lo guardo devo stare lì e non posso fare assolutamente altro, non posso tenerlo in sottofondo mentre mi occupo della casa o lavoro. Quindi non ho tanto tempo per guardarlo, ma ne sono innamorata. Tutte le volte che posso mi metto lì e lo guardo finché non mi addormento praticamente. Mi sa che bilancio un po' il colore anche sotto, prendendo un po' di soul dalla Norvina. Poi in Opening New Doors ci sono dei personaggi, cioè dei personaggi, insomma, delle persone che mi piacciono tantissimo. C'è un ragazzo, Shion, che è metà giapponese e metà americano, che fa il modello ed è tipo il ragazzo dei miei sogni. Me ne sono innamorata, mi piace un sacco il suo modo di fare, cioè è un bravo ragazzo, non so come altro spiegarvi, c'è una persona che almeno da quello che si vede ha profondo rispetto per gli altri e una cosa che mi ha sorpresa molto vedendo non soltanto lui uscire ma anche gli altri ragazze e ragazzi è che si preoccupano spesso di come si sente l'altra persona. Prima di pensare andiamo in un posto che piace a me, facciamo qualcosa che mi possa divertire, pensano sempre all'altra persona. Non so se sia una cosa prettamente culturale o è un caso di questi ragazzi e ragazze. E niente, piango perché non esistono da noi ragazzi del genere. Ci sono dei momenti di una dolcezza infinita, poi, che sembra veramente di guardare uno shoujo. Adoro follemente. Poi vabbè, tutte le volte che preparano da mangiare sono lì con la bava. Detta così fa un po' schifo, però cucinano delle cose buonissime. Primer che adoro e mascara Chanel che è la vita, è tipo il filtro di Kylie Jenner su Instagram per le ciglia, solo che questo è vero. Cioè la differenza che mi fa questo mascara è impressionante, mi piace da morire. Guardando comunque Terrace House mi è venuta una voglia pazza di cucinare di più giapponese o comunque fusion giapponese. Tipo una cosa che mi piace molto fare è ad esempio la miso con della pasta da minestra ungherese, che io dico che è ungherese perché mi ha insegnato a farla mia nonna, ma è semplice pastina tipo da minestra. E mi piace un sacco perché introduco così cibi diversi nella mia
alimentazione di tutti i giorni. Adesso non parlo perché col mascara è tosta. Cioè, sembra che ho le ciglia finte rispetto a quest'altro occhio. Fuori di testa. Io lo adoro. Poi ovviamente le ciglia vengono sempre diverse. So che naturalmente non siamo simmetrici, soprattutto in viso. Non so se sia vera come cosa o meno, ma la mia estetista anni e anni fa mi aveva detto che le ciglia sono diverse da un occhio all'altro. Anche perché dipende molto da come si dorme nel letto. Io ad esempio dormo sul lato e quindi le ciglia di quel lato avranno ovviamente una forma diversa rispetto all'altro. Non so, questa cosa mi turba. C'è stato un periodo in cui cercavo il più possibile di dormire un po' da una parte e un po' dall'altra. So che non è normale come cosa, ma è stato un sacco di tempo fa. E non lo so, mi ero particolarmente fissata, forse mi era successo qualcosa alle ciglia, non lo so. Però in realtà molte persone mi hanno detto che a seconda di come dormi, su che lato, cambiano diverse cose del corpo. E c'è stato un periodo in cui ero veramente fissata da questa cosa, cioè mi metteva ansia a dormire. Visto che è un po' che non lo metto il gel alle sopracciglia, ultimamente mi ero fissata con il primer, che comunque le sistemo uguale, questo ha proprio un pettinino, è sempre della Benefit, che ti permette di lavorare meglio il sopracciglio, però devi starci lì e io sono una persona abbastanza pigra, soprattutto per le sopracciglia, perché comunque cioè, fino a qualche mese fa non le curavo minimamente, da quando ho iniziato faccio fatica a vedermi con le sopracciglia non sistemate, banalmente basta anche solo il gel per quanto mi riguarda per dare già una parvenza più di sopracciglia fatte e sistemate, anche perché a parte riempire due buchi io non le disegno, cioè ho già delle belle sopracciglia di mio. Come blush uso questo di MAC che si chiama Mocha, è un rosa abbastanza freddo, non è che me ne intenda di abbinamenti, vado molto a sentimento. Poi io vorrei capire come fanno nei video a far vedere che mettono l'illuminante e si vede subito una bella striscia luminosa. Io quando me lo metto qua allo specchio, ok, adesso un po' lo vedo. Però di solito quando me lo metto qua allo specchio non vedo assolutamente nulla. E quindi tutte le volte non so se farci tipo un'altra passata e così rischiare di accecare chi incontro per strada o se lasciare così come se niente fosse. Le labbra le vorrei lasciare un po' naturali, quindi uso questa matita closer di Nabla e poi vado a metterci Blair, il loro rossetto liquido. Non sono due colori uguali, la matita è leggermente più scura, però è comunque nude e mi aiuta a rimanere, diciamo, nei bordi delle mie labbra. Questo è quindi il trucco che ho fatto oggi, facendo anche la base per una volta. Nel complesso sono abbastanza soddisfatta. È leggermente diverso dai trucchi che faccio di solito, insomma. Spero di avervi tenuto un po' compagnia, spero che il video nel complesso vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, sono molto curiosa di sapere se usate mai col trucco, facendo degli abbinamenti diversi o come vi piace truccarvi in generale. E quale fondotinta mi consigliereste di usare visto che la BB Cream di Dior sta lentamente svanendo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!